Molto interessante, per questo incontriamo, come ti chiami? Maria Nicelli. Tu fai parte dell'organizzazione di questo evento? Sì. Ci puoi dire cos'è questo Silent Party? In poche parole è un evento organizzato dalla Red Bull, che grazie a queste cuffie qui sono cuffie senza fili. Sì, cuffie wifi che permettono di ascoltare la musica senza dar fastidio alle persone che stanno qui all'università per studiare. In questo momento siamo con Alessandra, nota DJ nel Salernitano. Alessandra, come mai sei qui in questo evento chiamato Silent Party? Cos'è questo evento? Allora, praticamente avete presente la pubblicità della Team Young? La stessa cosa, solo che è sponsorizzato dalla Red Bull e viene, diciamo, presentato all'Università di Salerno. Noi abbiamo visto queste persone con queste cuffie senza fili e noi non sentiamo musica. Cosa sta succedendo? Allora, praticamente queste persone hanno delle cuffie wifi collegate diretta, cioè wifi in wifi collegate con la console, e hanno due canali, perché ci sono due console, uno per la console, diciamo, numero uno, e uno per la console numero due. Sono due stili di musica, due generi di musica differenti, e a loro piacimento naturalmente scelgono quello da ascoltare. Abbiamo portato un po' di allegria, avete portato un po' di allegria nelle mattine universitarie. E a Silent Party anche un ospite speciale, che è Marco Montefusco. Com'è da DJ abituato a suonare nei locali vedere questa nuova cosa, insomma, dare musica che poi non si sente, noi non sentiamo questa musica, dare una musica nelle cuffie? Come la vedi questa cosa? Tu abituato a suonare nei locali in cui la musica è molto forte, insomma. Ma diciamo che è come correre col freno a mano tirato, nel senso che è un'esperienza simpatica per evitare di dare fastidio a chi è intorno, però è soltanto una questione, ecco, sperimentale, però manca la parte fisica proprio, lo spostamento d'aria fisico, questo è ascolto, però manca proprio l'onda che ti prende e che ti crea l'onda d'urto, che ti crea le sensazioni anche corporee, perché così diventa una cosa più mentale, invece con l'impianto e con la potenza si sente anche il corpo, ecco. Quindi c'è una bella differenza, assolutamente sì, non c'è proprio paragone. Okay. È come l'HD e il digitale terrestre normale, è una differenza sostanziale, una volta che vai avanti tornare indietro è un po' complicato, e quindi diciamo che a livello di situazione è simpatica, perché ti permette di portare situazioni danzanti, situazioni aggreganti un po' ovunque, un luogo di studio, esatto, però poi vedi comunque alla fine fanno casino con la voce, perché vedi parlano, sarebbe simpatico proprio sentirli in silenzio e muoversi e basta, però ecco, cioè, è sempre
una cosa che finisce lì. È simpatica, però non la vedo in prospettiva, a meno che non aggiungano alle cuffie qualche emanazione di onde che vadano un po' a sollecitare anche la parte fisica. È impossibile. No, non è impossibile, perché creare lo stesso clima della discoteca. La musica sta andando in quella direzione là, il futuro si dice proprio che sia quello, riuscire proprio attraverso le onde a creare le sensazioni. Volevo approfittare per ricordare l'appuntamento di Universo DJ 2.0 con l'università, che per anche quest'anno ci sarà il corso all'università e che implementa anche la formazione per quanto riguarda la produzione di musica elettronica con il computer, e quindi andiamo un po' avanti con quelle che sono le competenze del DJ che deve avere per esprimere al meglio il proprio essere attraverso il DJ set, sia attraverso, ecco, il cambio al momento, ma anche attraverso la produzione, quindi lavoro a casa in studio per personalizzare appunto il DJ set con le proprie canzoni. Grazie mille Marco, e ci vedremo presto nei tuoi futuri prossimi eventi. Grazie. Sì, qua ormai ci vedremo spesso. Ciao. Ciao, grazie. In questo momento siamo con uno dei ragazzi dell'organizzazione, l'organizzatore di Red Bull, che è lo sponsor che ha dato vita a questo evento. Ci puoi spiegare cosa è, di cosa si tratta, l'idea, come nasce? Ciao, io sono Dario, ti spiego in breve. Praticamente questo è il Silent Party, è un'esclusiva di Red Bull, praticamente, fatto ovviamente in università, e come potete vedere si fa musica, ma senza la musica che si sente al di fuori. Quindi lavoriamo con due console, le cuffie hanno due stazioni e si può switchare da una stazione all'altra con il LED che si vede rosso, blu e verde acceso insieme. Si può anche fare una battle DJ momentanea per vedere chi sta ascoltando un DJ o chi sta ascoltando l'altro. E mi sono legato all'associazione RUN, che ha stretto i contatti per avere i permessi. Questo evento prevedete di ripeterlo in futuro? Io spero di ripeterlo in estate, perché la location iniziale, cioè Piazza del Sapere, è stata una mia scelta e voglio portare questo evento lì, perché sarà totalmente un'esperienza, come posso dirti, ancora più innovativa, ancora più forte di questa che stiamo facendo adesso qui. E noi in tal caso ci vedremo più avanti. Grazie della tua testimonianza e buon proseguimento. Ciao ragazzi. Ciao. We'll be right back.